In occasione del cinquantenario della scomparsa di Totò, la città di Napoli ospita la mostra monumentale Totò Genio, voluta dall'Associazione Antonio De Curtis, promossa e coorganizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali del paese, l'Istituto Luce, il Polo Museale della Campania, la SIAE, con il contributo dell'Archivio Centrale dello Stato. Curata da Alessandro Nicosia, insieme a Vincenzo Mollica, la mostra è prodotta da COR. Tre i luoghi prescelti per mettere insieme i tanti tasselli di un grande mosaico che rappresenta l'arte di Totò: il Museo Civico di Castelnuovo, Palazzo Reale e il Convento di San Domenico Maggiore, all'interno dei quali si potranno scoprire centinaia di documenti tra fotografie, filmati, costumi di scena, locandine di film, interviste, disegni, riviste e giornali d'epoca, cimeli e materiale inedito. Questa è la prima grande mostra su Totò, impegna tre luoghi straordinari della città, Palazzo Reale, il Maschio Angioino e la sala del capitolo di San Domenico Maggiore. Davvero un grande onore per la nostra città mostrare i contributi di tantissime persone su Totò, che qui abbiamo il ricordo di Fellini, di Pasolini, di persone anche più giovani. È veramente una mostra originale, creativa, unica, che si unisce alle tantissime iniziative che in questo anno si stanno facendo nella nostra città per Totò. In questi giorni sono maturate anche altre idee. Siccome è talmente cresciuta la potenza delle iniziative che sono state messe in campo su Totò, io credo ci sarà anche qualche altra novità che si andrà a aggiungere al museo tradizionale che era stato scelto e che si farà, e che noi contiamo di inaugurare veramente nei prossimi mesi nel quartiere di Totò, che è la sanità.